Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale. Stasera parliamo della promozione del Cagliari in Serie A e vi posso solo dire, ma che culo avete avuto? Ma una roba impensabile. Ma dunque, il bello è che voi non ve ne rendete mica conto, ma siete arrivati in finale, battendo il Parma e sappiamo tutti come, diciamo per il rotto della cuffia. Poi dopo, e vi siete lamentati comunque, siete arrivati a giocare questa finale, avete fatto un'andata a Cagliari vergognosa, in cui avete fatto gol subito, nei primi 20 minuti in cui avete giocato bene, e poi dopo avete smesso di giocare, meritavate di perdere 3-1, perché il Bari ha avuto un'infinità di palle gol, non si sa come cavolo ha fatto a sbagliare tutta quella roba lì, quel po' di roba lì, negli altri 80 minuti di partite giocati, non si sa come ha fatto. E alla fine vi siete lamentati comunque di aver preso l'1-1 sul rigore. Sul rigore no, qual è il problema? Cioè, avete subito 40.000 occasioni da gol nitidissime e poi se è venuta sul rigore poteva venire su azione, ma sta di fatto che ne dovevate beccare tre a Cagliari e vi è andata bene. Nonostante questo vi siete lamentati, ancora Ranieri è rimasto ai tempi della partita col Parma, dunque pensa un po' te. Dopodiché vi andate a giocare il ritorno a Bari, e qua invece devo dire avete fatto una bella partita perché l'avete dominata voi, a parte dominata, ecco, dominata è un po' esagerato, a dire la verità. Avete giocato meglio, il portiere del Bari ha fatto delle grandi parate. Avete avuto, però, ricordiamo perché voi forse vi dimenticate una cosa, che a Cagliari voi avete giocato 20 minuti, poi non avete giocato più e vi è andata bene, mentre a Bari voi avete giocato meglio del Bari, d'accordo, avete avuto più occasioni, ma vi ricordo, qua vado a vedere, perché io a memoria non ricordo nulla di tutte queste azioni che ci sono state, perché sono state tantissime, da una parte e dall'altra, ma vedo che per esempio al 46esimo Ricci sbaglia un gol entrando in area dalla sinistra, praticamente solo davanti al portiere, pronto a tirare un bel diagonale, e invece cosa fa? Invece di tirare un diagonale, tira sul primo palo e cicca la porta. Cioè, cicca la rete esterna. Quindi un culo pazzesco perché da lì lo facevo io, da solo come un cane, è riuscito a buttarla sul primo palo fuori, neanche a beccare la porta. Quindi viata di culo. Poi dopo vi ricordo che all'83esimo, in cui ancora eravamo ancora 0-0 e quindi stava passando il Bari, comunque, ok? Voi dovevate beccare un altro gol, non solo quello di Ricci, dovevate beccare anche il gol di Folorujo che a giro, ovviamente cosa fa? Tira una bella mina, questa mina si stampa sul palo pieno, proprio un palo praticamente all'altezza dell'incrocio, quindi altro culo atomico, no? Altro culo atomico. Nonostante questo culo atomico, che chiaramente eravate fregati perché se beccavate un gol era finita, praticamente. All'83esimo, poi figuriamoci, no? Viva di lusso, rimanete ancora sullo 0-0 che comunque qualificava il Bari, nonostante la sfiga che aveva avuto. E poi cosa succede? Niente, a 30 secondi dalla fine del sesto minuto di recupero, anzi settimo, perché ne ha aggiunto uno l'arbitro, ok? Questo minuto aggiunto effettivamente è servito anche perché gli ultimi 30 secondi, praticamente, no? Entra Pavoletti. E niente, il difensore del Bari si addormenta e Pavoletti segna. Cioè, a dire la verità, io nei replay ho visto anche una manina di Pavoletti che tirava il difensore per dire stai dietro, eh? Però lasciamo stare questa cosa qua. Io dico, immagino cosa avranno provato quei 60.000 che erano allo stadio di Bari. Cioè, io non so come si saranno sentiti a beccar gol. Cioè, a 30 secondi alla fine. Prova a pensare se era il Cagliari che subiva una roba del genere, cosa sarebbe successo? Chissà quanti pianti che avrebbe fatto Ranieri, quante storie avrebbero inventato. E invece devo dire ai tifosi del Bari sono stati esemplari. Cioè non si è visto niente, non si è visto niente. Quindi, poi ricordiamo anche una cosa, cari amici del Cagliari, che al 96esimo e boh,
50 secondi, 30 secondi, adesso non mi ricordo esattamente. Radunovic, il vostro portiere, fa una cappella e Folo Rouge lo supera e non riesce a tirare in porta. Cioè, ok, non era facilissimo, però, cioè, portiere del Cagliari saltato e avete anche la fortuna che non riesce a segnare il gol del pareggio, se no quest'ora comunque passava il Bari. Quindi addirittura l'ultima occasione l'ha avuta il Bari, netta, e non è riuscito a metterla dentro ancora una volta. Quindi la fortuna proprio doveva girare così, cioè voi eravate destinati ad andare in Serie A in un modo o nell'altro. Ok, non sareste stati aiutati, va bene, non mettiamolo in dubbio, ma la dea bendata vi ha aiutato bene. Cioè, se non vanno aiutati gli arbitri, vi hanno aiutato gli arbitri, vi ha aiutato la dea bendata. Però ricordatevi una cosa, che adesso Ranieri deve smettere di piangere, o anche adesso comincia a piangere ancora del gol di Parma, rigore di Parma. Basta, basta. Adesso sei andato in Serie A, però ricordati una cosa, che o ti fai la difesa, caro Cagliari, o se non, senza la difesa in Serie A torni giù. Perché con quella difesa che c'è adesso in Serie A non ci stai neanche. Quindi, e spera di non perdere Pavoletti o che la Padula ti faccia ancora delle ottime prestazioni, perché se c'è un calo fisico è finita. La difesa, se non te la rifai, prendi gol da tutte le parti. L'attacco spera che abbiano la continuità e che restino i giocatori. Quindi occhio al calciomercato, caro Cagliari, perché se no voi tornate giù e noi spero che l'anno prossimo andiamo su, approfittando della vostra assenza anche. Abbiamo la Sampdoria che sicuramente è una predestinata, ma le altre in teoria sono battibili. Ok? Niente, quindi complimenti per la botta di culo finale e niente. Ringrazio tutti per aver ascoltato questo commento. Se qualcuno ha qualcosa da dire, ci sono i commenti sotto, moderati, ma ci sono. E a presto per gli altri commenti post partita che faremo, che farò, faremo, lungami, che farò e magari parleremo anche di calciomercato, chi lo sa. E niente, vi saluto e vi auguro una buona serata, perché anche per me comincio ad essere stufo, è stata una giornata lunga, un'ora di lungo, ma volevo battere il chiodo finché è caldo e non fare questo post partita dopo 10 giorni che era successo quel che è successo. Quindi buona fortuna, buona continuazione di fortuna a Cagliari per la Serie A perché ne avrai veramente bisogno. Un saluto dal canale Sicco Mago e dal vostro maghetto. Ciao ciao, buonanotte a tutti.